Tutti siamo franchi per lì dentro. Ecco la radice del male vegetale, riduci quella zucca in purea e libera una volta per tutte il Gallomir da questa saporita minaccia. Siamo contro. Ok? Questo è il serpente delle zucche. In realtà è un livello facile, per quanto riguarda, diciamo, corto, più che facile. Ma in realtà non è neanche difficile la boss fight. Quindi ci accingiamo. Il re Zucca dorme. Se vuoi che questo regale vegetale ti dia udienza, devi ridurre in poltiglia tutti i suoi macelli. Perfetto. Sarà la cosa. Abbiamo ancora 8 baccelli. Perfetto. Io non ricordo però se qui si prende il calice. Credo proprio di sì, perché è l'unico livello in cui non si prende in questo medieval, quindi quello originale, forse è la cripta. Però non voglio dire una cacata, perché non ricordo, perché in Resurrection, se non erro, nella cripta lo prendevi il calice. E forse anche qui. Però c'è da vedere, c'è da vedere. Questi qui non si buttano giù, mi sto facendo del male per niente. Si narra che la strega Zucca sia in possesso della ricercata gemma di drago. Ah. Se hai un talismano delle streghe, puoi invocare questa adorabile incantatrice. Va bene, va bene. Per ora l'arco non serve, quindi teniamo il martello. Volevo provare a vedere se si buttavano giusti i cazzo di tentacoli o se. No, bisogna aspettare di aver eliminato il serpente delle zucche. C'è il calice comunque, c'è il calice. Quindi molto bene. E qui si evoca la strega, che direi di farlo subito perché. Buongiorno signore, sono la strega Zucca. Sono come una mamma per queste zucche. Do loro tutto l'amore e la cura che un frutto giovane potrebbe chiedere, dal momento in cui i primi germogli spuntano dal terreno fino a quando taglio la loro testa per mangiarle. E guarda come mi ripagano, scappando e provocando danni. Quel mascalzone di zuccone ha una cattiva influenza sulle piantine giovani. Se gli dai una bella lezione, ti faccio un bel regalo. Va bene. Va bene, va bene. Sono già 6 baccelli rimasti. Il problema è quando sparano ste oche. Quella di acqua bassa voglio sperare, anche perché i pesci stanno chiaramente. Comunque teniamoci carichi perché non si sa mai. Cosa sta succedendo, Sarda? E qui abbiamo lo scudo raggente. Tra l'altro uso molto poco lo scudo, io. Io ero abituato a usarlo poco, a difendermi solo con le armi, comunque. È lì. Adesso prima di distruggere tutti i baccelli, cazzo, bisogna stare molto attenti. E lì si potrà anche aprire poi il baule nel momento in cui. Bauli della botta, del male qua. Agire sul. Ok, ho capito, quelli colorati. L'ho capito adesso. Invece è loro niente, non ce la fai a parare i loro colpi, non ce la fai. Abbiamo un baccello rimasto. Ok. Questa è sicuramente la fine. Dunque, siccome abbiamo un baccello rimasto, prima di distruggerlo,
completiamo bene il livello, anche perché qui ci sono dei posti. Penso che quello lì sia l'uscita dal il posto in cui c'è il calice, però non vorrei dire una puttanata. Vediamo. Questo è l'ultimo bacello. Questi sparano. Questi sparano. Ma noi in questo modo qua non è servito bene. Bene, ha una vega di niente. Ecco, vabbè, niente. Poi devo andare a ricaricarmi per forza. Però intanto, ok, aspettiamo un attimo di distruggere il baccello, che voglio controllare bene tutto prima. A parte che prima si dopo si potrà ricontrollare. Si può anche già raccogliere il calice, che tuttavia non si vede ancora, per il semplice fatto che dovrebbe essere nel pozzo. Molto bene. Dovrebbe essere nel pozzo. Sicuramente nel pozzo. Molto bene. A posto. Distruggiamo l'ultimo baccello e sconfiggiamo questa zucca. Eccola qua che si è agitata. E parte la musica del boss, signore. Cosa non è la musica del boss? Madonna santa. Noi come prima cosa... Ma non gli ha tolto nulla. Vabbè, niente, allora... Andiamo di arco. Scusate, posso? Grazie. Non gli ha fatto niente. Una Marianna, quanto toglie l'arco! L'ho sconfitta. Ah no, eh. Ah, devo buttare giù i baccelli. Mi sembrava strano di averla sconfitta così. Bisogna buttare giù i baccelli. Molto bene. Allora, i baccellini. Ma tra l'altro me li ha fatti vedere, ma non ho visto dove sono. Sicuramente arrivano anche. Cosa sta succedendo? Ah, si sta ricaricando. Ah, ho capito. Maledetta zucca. Ok, adesso quando ho finito la carica poi anche io mi ricarico però. Toh. Battone. Ah, perché vabbè, secondo me quando ho finito di buttare giù i baccelli quindi... torna. Allora, ho capito che devo fare in tempo. Allora, probabilmente ce ne sono 4 adesso. Ok, niente, ascolta. Ancora? Ok, da lì e lì, perfetto, e lì. Cosa sta succedendo? Ah là. Devo correre tantissimo. Non l'ho buttato giù, sono veramente un deficiente. Devo, prima che si... Ok, sta soffrendo molto. La Marianassa. Basta, eh.
Non è morta? Wow. Bellissimo l'effetto della zucca putrescente. L'arco è stata veramente una scelta ottima, azzeccatissima. Contentissimo di averlo preso. Ti fa anche notare che... E ho anche guadagnato il trofeo pure di zucca. Ci siamo comportati abbastanza bene. Ora. Prima ci prendiamo l'oggetto che ci deve dare la strega. Poi ci becchiamo il calice. Un bello spettacolo, davvero, signore. L'uomo e il vegetale si sfidano a un duello all'ultimo sangue. Oh, sono emozionata. Tieni, prendi questa gemma di drago come ricompensa. Una gemma di drago. Che adorabili creature imponenti, i draghi. Molto bene. Ho anche ordinato il famiglio delle streghe. La gemma di drago. Noi entriamo nel pozzo. Ci prendiamo la nostra fiala di recupero. Abbiamo preso anche il calice. Qui non c'è nient'altro. Non si può neanche andare lì. Ci direi di ricaricare le frecce e ci prendiamo anche l'incantamento della spada. Ora con il 50% di magia, non so che trofeo sia che ho guadagnato, ma penso che sia il trofeo del perché ho ricaricato la spada incantata, che la mettiamo come secondaria e come primaria ci rimettiamo il nostro bel martellazzo. Perfetto, tutti carichi, tutti pronti per sfidare il prossimo livello. Controllo bene che sia tutto a posto. Esattamente qui da dove pensavo si uscisse. Adesso è tutto in fiore. Mamma mia quanto è bella questa zucca morta, fantastica. Fatto. Molto bene. Questa musica c'era anche prima. Allora avremo ancora esattamente la lanciera. Avremo qualcun altro? Se ce l'ascia subito, ma dubito fortemente che ci sia subito l'ascia. Centauro no stavolta, anche perché poi ci donerà altri tipi di archi con altri tipi di frecce. Andiamo dalla nostra amica. Dani, dimmi, cosa deve fare una regina guerriera per incontrare qualcuno come te? Non essere timido, ragazzo. Ho visto che mi guardavi. Sarai anche smidollato e banale come tutti gli uomini, ma mi piaci, Daniel. Adesso apri bene le orecchie, zuccherino. Il tuo arco e le tue frecce vanno bene per i lavoretti, ma se vuoi fare sul serio, prendi questa lancia. Eh sì, però... Ok, la mia domanda principale è perché mi ha messo la spada incantata, che l'aveva messo come secondaria, ma vabbè, facciamo finta di niente. Comunque,
Ecco, ho già sbagliato. Vabbè, comunque sia, con cerchio. Ah no, si lancia in tutti e due i modi. Vabbè, niente allora. Mi ricordavo che si potesse anche utilizzare come stuzzicadenti. Niente. Comunque, lancia giavellotto, insomma. Mettiamo come arma primaria il martello, grazie. Ce la ricompriamo perché comunque potrà esserci utile. Ah beh, no. No. Costa troppo. Ok. Tutti i carichi completi. E abbiamo finito anche il serpente delle zucche. Qui la strada finisce. Quindi abbiamo soltanto un altro posto in cui andare. Dai campi degli spaventapasseri ci dirigiamo verso il villaggio addormentato. Un livello che da bambino mi faceva un po' spaventare. Adesso no, ovviamente, ma non sarà semplicissimo perché bisognerà tenere in vita gli abitanti del villaggio. Anzi, no, ci sarà da non ucciderli, è vero, è vero. Grazie mille per essere passati, mettete mi piace, ci vediamo alla prossima. Siamo Franchi Belli Dentro, io sono Lino, andiamo avanti con Medieval, the next time.